Ciao a tutti, buongiorno. Parliamo di benessere attraverso un tessuto chiamato Be Good. Allora, io sono vestita in questo momento in Be Good. Stiamo parlando di un tessuto innanzitutto contenitivo, molto contenitivo per le gambe, bello, potere 3. Così quando le metti ti fa immediatamente shtuak, c'è pure un rumore shtuak, ok? E questo ci piace tantissimo perché dà quella gamba sagomata e le morbidezze delle cosce rimangono fermi dove devono stare, diciamo non strabordi da nessuna parte, ti senti compattato. Ma quello è l'effetto immediato, è un contenitivo di nuovissima generazione, perché non devi essere nascosto sotto un altro indumento, no? Come le guaine, ok? Che ci sono bellissimi guaine, per carità, però devono essere messe sotto un altro indumento che poi diventa un po' asfissiante, no? Pesante, perché ti senti ingolfato. Invece qui la mettiamo a vista da una parte, ma dall'altra parte abbiamo l'effetto duratura di Dermofibra Cosmetics. Ho chiesto io a Be Good di mettere queste due tecnologie insieme, perché loro sono esperti di Dermofibra. Dermofibra è un vero e proprio filato prodotto in Italia, che si chiama Tecnofilati, che sono esperti di tutti i filati tecnici, fanno a base di argento, a base di rame e a base di cristalli organici. Questi cristalli organici fanno talmente parte dell'integrante del filato che non si lavano mai via, rimangono per la durata dell'indumento. Allora, questo è molto importante, che non lavandosi mai via vuol dire che ogni volta che la metto addosso lui si accende al suo potere di 100% per produrre questo raggio ad infrarossi. Un raggio ad infrarossi è invisibile all'occhio nudo, ma è la banda più benefica del sole che noi assorbiamo. Cioè, presente quando sei al mare e senti quel calore benefica che proprio ti mette anche, ti riscalda le ossa, la senti che ti penetra nella pelle e ti viene da stiracchiare. Io vedo il mio cane Spunk e Lily, quando c'è il sole ci stiracchiano, si mettono sotto il sole per prendere qualcosa. Cioè, se un animale cerca il sole, ci deve essere un perché non lo fanno per abbronzarsi, lo fanno perché è benefica, c'ha un effetto benefico, e questo effetto benefico è molto legato ai infrarossi a raggi lontani. Uno, vibrando alla più o meno la stessa frequenza della nostra pelle, riescono a penetrare più in profondità, anche 2 centimetri di profondità, per rilassare la muscolatura da una parte, effettuare un effetto antidolorifico dall'altro, perché è un'ipertermia, anche se non è asfissiante, ragazzi, non è che sento caldo in questo momento, sento come sono vestita normale. Però dai, un dolce tepore che ti rilassa la muscolatura da una parte e poi interagisce con l'acqua, ok? Aspettatemi qua, vado a prendere una cosa e vi faccio vedere. Prova di farlo qua. Allora, guardate l'acqua. Fatevi caso che... Upla, mi sto bagnando tutta la casa. E non sto facendo questo su un piano. Piano? Un piano piano? Ok, vedi che si bomba e si muova? Questo si chiama adesione molecolare. Oh, c'è calcio in quest'acqua, me la devo bere perché mi fa bene... Scusate, mi fa bene alle ossa. Ok, scusate. Ok, vedi? Ok, questa adesione molecolare ti succede anche nelle vostre gambe, si chiama ritenzione idrica. Ed è il grande nemico del 99% delle donne. Quanti di voi avete le caviglie gonfie? Quando ti spingi contro la carne, vedi proprio l'impronta delle tue dita rimane, soffri di gelone, a un certo punto vuoi togliere le pantaloni perché non ce la fai più, perché ti sento gonfio come un cocomero. Ok, tutto è legato a ritenzione idrica. Ma perché abbiamo questo problema di ritenzione idrica? Legato a questa adesione molecolare, ok? Si chiamano water clusters, cioè, dirlo in italiano è molto complicato. Vuol dire che sono tante molecole che si agglomerano, e per mancanza, passatemi la parola, water clusters, io dirò macromolecola, però non è una macromolecola d'acqua, sono tante molecole insieme che fanno un molecolone di acqua, una goccia d'acqua dentro il vostro corpo. Queste gocce d'acqua, siccome si aggrappano l'una all'altro, come facevano anche dentro il bicchiere, fanno fatica di essere riassorbiti dal vostro microcircolo, e fanno molta fatica di passare le membrane cellulari per osmosi cellulare. Noi vogliamo l'acqua dentro il cellulare, noi vogliamo l'acqua intracellulare, non extracellulare. L'acqua extracellulare risiede nelle zone interstiziali, è quello che crea
ritenzione idrica. Invece quando sei dentro le cellule tutto va bene, perché la cellula ha bisogno per tutto, i meccanismi enzimatici, elettrolitici, abbiamo bisogno dell'acqua nel corpo, siamo costituiti di 70% dell'acqua nel corpo, ma l'importante è il flusso dell'acqua nel corpo, che ci permette non solo di portare nutrimento, ossigeno, minerali, ma portare via le scorie. Ok? Così quando io ho un bigode addosso, che cosa sta aiutando l'acqua nel mio corpo a fare? A disaggregare queste adesioni molecolari, ok? Così diventano lisci, non si aderiscono uno all'altro, che okay? Tutta una questione elettronica, perché centro elettroni e quant'altro, ma troppo scientifico, però fai caso che si disaggregano e anziché viaggiare su 12-14 molecole cominciano a viaggiare tra 3 e 5, diventano gocce d'acqua più piccole. A questo punto riescono a penetrare le membrane cellulari molto più facilmente, portando idratazione intracellulare e portando via le scorie dall'altra parte. Queste scorie poi, che cosa succede? Queste scorie possono essere risucchiate, riassorbite, portate via dalle vasi linfatici, dalle vie linfatiche e venosi capillari con molto più facilità. E a questo punto comincerai a drenare. La cosa più bella di questo fatto dell'osmosi cellulare è che ci aiuta ad avere più salute, meno tossine nel corpo, ci aiuta ad avere più energia, ci aiuta ad essere più limpidezza, ci aiuta anche a disintossicare, diciamo, le tossine del corpo e del cervello, e ci aiuta a drenare il liquido in eccesso, quello interstiziale, quello extracellulare, quello che ci crea le gambe gonfie. Quando ti metti un bel bigode vedrai che dopo all'orologio, puntate l'orologio, guardatelo e vedrete che comincerete ad andare in bagno dopo circa 90 minuti e scapperete in bagno, e questo processo continua per 3-4 giorni, perché comunque devi ritrovare l'omeostasi del tuo bilanciamento di liquidi nel corpo, e poi tutto liscio come olio, ragazzi. Ma non provare sarebbe scioccoso, provate, perché stiamo parlando di scienza, stiamo parlando di avanzamenti tecnologici che letteralmente cambiano vita. E oggi ho parlato di Bigur per quanto riguarda dermofibra, e la prossima volta ci vediamo, parleremo ulteriormente su FIR, infrarossi e raggi lontani, e la cosmesi, ma quello è tutto un altro capitolo della storia. Se vi piace il mio vlog, ricordate di iscrivervi sul mio canale YouTube, ok? Condividete questo video con i vostri amici, e mi raccomando, ci vediamo prossima settimana con un altro video dedicato al benessere. Bacio a tutti!